nel corpo e nell'anima. Da ragazzo suonavo la fisarmonica. Avevo imparato così, spontaneamente, senza saper leggere la musica. Ora l'ho passata a Rodolfo, il mio figlio più giovane, insieme alla divisa americana con cui i liberatori mi avevano vestito per riportarmi a casa. Da anni ormai le mie mani sono deformate. Il medio della destra non lo muovo più per le bastonate. Il congelamento e le percosse hanno ancora oggi i loro strascichi. Fatico a mettere le scarpe e ho continui dolori alle gambe e alla schiena. Quelle sofferenze non mi hanno mai abbandonato, come pure la paura che mi possa succedere di nuovo qualcosa. Sono stato perseguitato per anni dagli incubi, finché si sono fatti sempre più rari. Sognavo che mi picchiavano o che un morto, mentre stavo per scaricarlo dentro il forno, si risvegliava e mi implorava di salvarlo. Mia moglie mi svegliava chiedendomi perché gridassi cose senza senso, come «lasciami stare» o «non vedi che le ossa si muovono ancora» o «basta». Mi tormentava anche il ricordo di certi suoni, come il terribile rumore dei nervi umani che scricchiolavano tra le fiamme. Da ragazzo ero spensierato, ma dopo essere sceso nell'inferno, la sofferenza finisce che te la porti dentro. 7 mesi a Dachau sono stati per me come 30 anni di vita. Però se mi mettessero davanti qualcuna di quelle SS, qualcuno dei miei aguzzini, non proverei desiderio di vendetta. So che non agivano con la loro testa, erano imbottiti delle idee di quel pazzo di Hitler. Ho 90 anni ormai. Adesso sì. Non ho più voglia di serbare rancore. Ogni tanto accendo la mia tastiera, faccio partire una base di batteria e comincio a suonare. La musica si sovrappone alle immagini di morte e dolore che rivivo nella memoria, rubando la scena all'orrore. È difficile convivere con questi ricordi, ma devo farlo perché voglio resistere. Eppure sento che se mi dovessi affrontare, che se mai dovessi affrontare una nuova Dachau, preferirei morire. Sì, meglio la morte. Spero che una cosa simile non accada mai più.